Il Vinitaly 2019 si è chiuso registrando un costante aumento della qualità e del numero dei buyer. La 53esima edizione ha chiuso i battenti con 125.000 visitatori da 145 nazioni e buyer esteri accreditati in crescita del 3% per un totale di 33.000 presenze. Inoltre è stata presentata la nuova piattaforma Verona Fiere Wine to Asia dal 2020 a Shenzhen. Nella top 5 di Vinitaly delle provenienze degli operatori, gli Stati Uniti più 2% sul 2018, seguiti da Germania più 4%, Regno Unito più 9%, Cina più 3% e Canada più 18%, mentre il Giappone ha incrementato dell'11% il numero dei buyer. All'edizione più grande di sempre, per 4 giorni, sono state presentate 4.600 aziende espositrici, 130 in più dello scorso anno, da 35 nazioni, su 100.000 metri quadrati netti espositivi. Molta soddisfazione anche da parte degli espositori, e questo significa che la svolta intrapresa nel 2016 dalla fiera è la direzione da seguire. Una delle cifre anche di questa edizione di Vinitaly è stata di sicuro l'internazionalità, con l'ulteriore incremento, merito delle risorse investite sull'attività di incoming, con la selezione e gli inviti da 50 paesi target e la collaborazione con agenzia ICE. È stato anche un Vinitaly sempre più digital e connesso, che ha certificato la centralità della community globale della Directory Online in 9 lingue, che conta più di 4.500 aziende e 18.000 vini, aumentati del 20%, e che ha registrato oltre 1 milione di visite nelle ultime 2 settimane. Senza dimenticare il debutto della geolocalizzazione nei padiglioni, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta. Ad integrare e ampliare l'offerta di Vinitaly si sono svolte come ogni anno in contemporanea Solend Agrifood, la manifestazione di Verona Fiere sull'agroalimentare di qualità, e Enolitech, rassegna su accessori e tecnologie per la filiera oleicola e vite vini. La prossima edizione in programma sarà dal 19 al 22 aprile 2020. Appuntamento quindi al Vinitaly che verrà, magari ancora più grande e importante per tutto il comparto. Anche a Verona, per la 53esima edizione del grande evento, le nostre telecamere erano presenti.